Buonasera, buonasera a tutti. Vi do il benvenuto al quarto e ultimo percorso formativo per quanto riguarda l'economia circolare, strumenti e buone pratiche per le imprese. Oggi l'evento si rivolge al Covid e economia circolare, opportunità e soluzioni. Io sono Paolo Pieraccioni, sono il responsabile della Fondazione ISI, Fondazione Innovazione e Sviluppo Imprenditoriale, che ha realizzato in sinergia con Unioncamere Toscana e le Camere di Commercio della Maremma e del Tirreno, Pisa, Lucca, Prato, Pistoia e Massa, che ringrazio per la collaborazione fornita e per la promozione, visto che l'evento ha suscitato abbastanza interesse e numerosità da parte dei partecipanti. Ringrazio in particolare i relatori dell'Istituto della Scuola Superiore Sant'Anna, il professor Marco Frei, che sostanzialmente fra 2 minuti ci evidenzierà quindi un pochino di ma alcuni materiali e alcune nozioni importantissime per quanto riguarda la continuazione di questo percorso. Due parole, diciamo così, sul percorso, perché siamo arrivati al quarto evento, quarto e ultimo evento generale. Dopodiché attiveremo tre eventi che in questo caso sono specifici per quanto riguarda il settore dell'edilizia. Settore dell'edilizia, quindi economia circolare e sostenibilità nell'edilizia, perché le Camere di Commercio, che ho citato precedentemente, hanno individuato come settore orizzontale il settore dell'edilizia. Quindi ci sarà un primo evento legato al bonus, all'eco bonus, alla cessione del credito e eventualmente quindi agli aspetti più fiscali, dopodiché ci saranno anche gli aspetti, diciamo così, più tecnici per la misurabilità della circolarità all'interno dell'edilizia. Dopodiché, oltre a questi tre focus per quanto riguarda l'edilizia generale, ci saranno invece focus un pochino più specifici su alcune imprese, al fine di evidenziare dei target, al fine di evidenziare delle aziende, la misurabilità su alcune aziende e garantire un confronto a livello regionale. Prima di lasciare la parola, qualche indicazione di natura tecnica, quindi il coordinamento normalmente chiede il mute del microfono e le telecamere eventualmente per alleggerire. Ma in particolare le domande che porrete in chat le porrò al professor Frei alla fine del suo intervento, eventualmente quelle che non riusciamo a rispondere le invieremo per mail. L'altro elemento fondamentale riguarda gli attestati o eventualmente particolari richieste, giratecele per mail all'indirizzo info@fondazioneisi.org. Quindi, vi ringrazio nuovamente della presenza, della numerosa presenza e lascio la parola al professor Frei, così gli do il tempo di caricare le slide e tecnicamente benissimo. Iniziamo la parte di sua pertinenza. Benissimo, grazie mille. Grazie a voi, mi sentite bene? Perfetto. Allora, il tema che mi avete attribuito oggi è Covid-19 ed economia circolare, opportunità e soluzioni. Quindi, come sempre, quando si parla di una crisi, si cerca di capire non solo quali sono gli ovvi aspetti negativi che porta con sé, ma anche quali sono gli elementi che possono consentirci di trasformare quelli che ovviamente sono vincoli in eventuali opportunità. In questo si tratta più che di parlare dei mesi che abbiamo trascorso, di quelli che ci attendono ovviamente nella prospettiva della ripresa e dell'uscita dall'emergenza. Abbiamo tutti molto presente l'impatto che ha avuto sulla nostra vita in tutti i sensi questa emergenza sanitaria, che probabilmente la nostra generazione pensava di riuscire indenne rispetto a condizioni di particolari criticità che hanno interessato
le generazioni precedenti, e in effetti però questa è stata, qualcuno l'ha, ha usato la metafora della guerra, a me non piace molto la metafora della guerra, devo essere sincero, però evidentemente si tratta di capire sia che impatto ha avuto, sia che cosa ha trasformato, sia che cosa è necessario poi per ripartire nel modo migliore possibile da questo punto di vista. Vi ricordate i vari slogan che hanno caratterizzato le fasi dell'emergenza, probabilmente le due parole che vedete lì, state a casa e andrà tutto bene, sono quelle che tutti abbiamo condiviso. I miei nipoti avevano fatto un disegno proprio di quel tipo e l'hanno messo sulla finestra della loro stanza per farcelo vedere costantemente. Così come ci ricordiamo le immagini del Papa tutto solo o delle piazze delle grandi città completamente deserte. Tutto è partito, sappiamo, da Wuhan. Non so se qualcuno di voi è mai stato nel mercato del cibo di Wuhan, che è effettivamente qualcosa di impressionante, perché io personalmente sono stato in Cina diverse volte, non l'ho visitato, ma me ne avevano parlato. E c'è un concentrato di specie diverse, ma anche diciamo di cattiva gestione dal punto di vista igienico-sanitario, che fa capire come possono partire certe cose. Quindi, al di là di ciò che ci sta prima, di ciò che succede dopo, eccetera, eccetera, effettivamente viene a dire che l'umanità in situazioni di questo genere un po' se la cerca. Perché porta all'estremo quelle che possono essere poi le dinamiche effettivamente di esposizione al rischio, se vogliamo usare una terminologia noi più nota. Questo non è di oggi, ma è di pochi giorni fa. Vedete la situazione all'8 giugno e stiamo parlando di un fenomeno. Poi guarderemo i numeri di altre crisi sanitarie, perché non è certo la prima con queste caratteristiche, non è la prima pandemia, però con questi numeri effettivamente è qualcosa di molto particolare. Stiamo continuando a vedere crescere il numero dei casi, ma soprattutto, e ahimè, il numero delle persone che hanno perso la vita. C'era qualcuno che all'inizio ragionava del fatto che rispetto ai morti che possono essere causati da noi normali febbri stagionali, il coronavirus non aveva quell'impatto. Questi erano i primissimi periodi, vedete, siamo già arrivati e non è finita purtroppo, con metà delle persone che sono guarite rispetto a quelle che hanno avuto il caso, quindi evidentemente la partita è ancora aperta, ma non è questo di cui dobbiamo parlare. La prima chiave di lettura che vogliamo utilizzare è questa. Il Covid-19 ci ha mostrato, qualcuno direbbe una volta di più. Per qualcuno forse era stata la prima volta in cui questo è emerso con chiarezza, quale sia il forte collegamento che esiste tra la salute nostra, delle persone, dell'uomo, e la salute del pianeta. Sono fortemente interconnesse. E quindi nel momento in cui noi generiamo una serie di elementi di fragilità nel pianeta su cui viviamo, queste si ripercuotono direttamente sul genere umano che ne soffre gli elementi di rischio, se volete, e le conseguenze, nel caso specifico, dal punto di vista della pandemia. Quindi bisogna porsi in questa prospettiva e aggiungere questo elemento. Noi negli ultimi anni prestavamo particolare attenzione all'ambiente dal punto di vista del cambiamento climatico, che pure genera delle conseguenze assolutamente percepibili, perché ci siamo resi conto di cosa vuol dire che il clima cambia rispetto a qualunque tipologia di attività umana e sull'economia in particolare. Pensate a cosa sta succedendo nel settore vitivinicolo, per citarne uno soltanto da quel punto di vista, con la necessità di spostarsi sempre un pochino più in alto in termini di luoghi dove si produce. E questo ha generato anche una tendenza che si è vista molto in questo periodo al cercare di spostarsi in alto anche da parte delle persone per andare in luoghi
in cui si potesse stare un po' meglio e forse anche un pochino più distanti dagli altri, non la montagna come luogo di attenzione o la collina laddove ce n'era l'opportunità. Ma il ragionamento del collegamento tra salute planetaria e salute umana è più esteso di questo, quindi consideriamo il cambiamento climatico come la punta dell'iceberg. Noi stiamo cambiando tante cose, le abbiamo fatto da sempre, la specie umana ha un ruolo importante, predominante all'interno delle diverse specie che sono presenti sul pianeta, però genera delle modifiche che possono effettivamente comportare una serie di conseguenze. Qui vedete alcuni dei tanti lavori, paper, documenti, ricerche finanziate da fondazioni che stanno indagando con maggiore accuratezza proprio queste interconnessioni molto forti che esistono. E ci viene da dire, ed è l'altra chiave di lettura che avremo oggi, che questi due elementi sono connessi anche al terzo, cioè il terzo è la salute dell'economia. Ora cominceremo a vedere in maniera più esplicita quali sono le conseguenze dal lato economico di quello che è avvenuto in questi mesi, che ha accelerato una serie di cambiamenti. Qui vedete alcune delle tante espressioni di cambiamento estremo che abbiamo vissuto negli ultimi anni. Da un lato l'acqua, dal punto di vista della gestione dei sistemi idrici, ci troviamo di fronte a momenti in cui ce n'è troppa e momenti in cui ce n'è troppo poca, che ovviamente genera siccità. Rimanendo al settore vitivinicolo con un esempio, l'area del Prosecco, nota a tutti anche perché è quella in cui, da cui esportiamo la maggior parte per tipologia di vino all'estero, per la prima volta l'estate scorsa ha avuto un problema di carenza idrica. La Glera, che è un vitigno molto robusto, questo problema non ce lo dovrebbe avere, invece l'ha avuto, c'è stato bisogno di irrigazione di soccorso con una serie di tecniche, perché effettivamente il cambiamento del clima è andato in quella direzione, però contemporaneamente ci sono stati delle grandinate che hanno ridotto la produzione, o come spesso capita, bombe d'acqua, quant'altro. Lì avete un'immagine di un'alluvione in un centro urbano, che è uno di questi fenomeni. Dall'altra parte il fuoco, un altro elemento. Quindi era l'Australia, con le ultime conseguenze che avete viste, l'anno scorso era accaduto alla California, grandissimi incendi che sono sempre frutto dei cambiamenti che noi stessi abbiamo determinato, perché il contributo antropico a questi eventi estremi è abbastanza evidente, o lo scioglimento dei ghiacci, o vedete l'inaridimento e la perdita di suolo fertile, che è un'altra questione estremamente delicata dal punto di vista del nostro equilibrio. Questo è un rapporto del WWF in cui viene messa in evidenza, l'ho riportato anche perché la sequenza è molto chiara dal punto di vista grafico, come la deforestazione insieme al prelievo e al traffico di specie, insieme ai mercati degli animali, vedete la connessione diretta con Wuhan, comporta poi delle infezioni che fanno i classici salti di specie, arrivano fino alla specie umana, quindi la trasmissione da animale a animale arriva fino all'uomo, con le conseguenze che abbiamo visto. Però vedete, il punto di partenza viene prima, nel momento in cui tu stai agendo sull'equilibrio presente nella natura. Vedete, qui ci sono alcune delle più note pandemie che si sono generate con questo tipo di dinamica. La SARS, vi ricordate, era stata considerata la prima estremamente grave per gli effetti sulla salute dell'uomo, era quasi 17-18 anni fa, poi un decennio dopo c'è stata MERS, un altro coronavirus, e quello del 2019, il Covid-19. È il terzo di questi specifici virus che hanno avuto la stessa dinamica di innesco, sono partiti dalla trasmissione tra animali per arrivare alla trasmissione all'uomo e poi
ciò che abbiamo visto in termini di sviluppo pandemico. I numeri, vedete, le peggiori epidemie della storia recente sono quelle che vedete. È ovvio che se noi prendiamo l'influenza stagionale annuale, i numeri degli infetti sono decisamente incomparabili con queste pandemie, perché toccano un settimo dell'umanità complessivamente, e ovviamente raggiungendo questi livelli le conseguenze in termini di numeri di morti sono molto significative, però anche il ratio, il rapporto percentuale è quello che conta. Vedete, il Covid-19 rispetto alle altre ha dei numeri incredibilmente più rilevanti e avrà delle conseguenze economiche, vedete, nel caso di quelle di cui avevamo parlato precedentemente, la MERS o la SARS, sono stati anche misurati gli effetti economici che hanno comportato: 40 miliardi di dollari nel caso della SARS, 10 miliardi di dollari per la MERS, vedete quella suina tra 45 e 55 miliardi di dollari, eravamo nel 2009. In generale questi sono i numeri. È chiaro che se dovessimo mettere una cifra qua sotto sulle conseguenze del Covid, per quanto sia ancora in corso e le previsioni non siano facili, stiamo parlando di entità completamente differenti, e lo si vede soltanto da parte degli interventi degli stati che sono stati messi in campo. Sempre ragionando in termini di rapporto con la natura e con la biodiversità, questo concetto che tante volte non abbiamo capito fino in fondo, in realtà la biodiversità aiuta, tra le tante funzioni che ha, e anche la funzione di garantire la nostra salute. L'esistenza di specie diverse può ridurre i rischi di malattia. Si chiama dilution effect, cioè la capacità appunto che la natura poi mette in campo dei meccanismi di autodifesa in questo caso. Nel momento in cui noi riduciamo la biodiversità, riduciamo anche questo potenziale intervento, tra virgolette, naturale. Ma passiamo alla lettura anche di carattere economico, perché poi noi dobbiamo arrivare all'economia circolare, quindi il passaggio sulla dimensione economica è assolutamente essenziale. Usiamo questo rapporto periodico del World Economic Forum. Voi sapete, il World Economic Forum tutti i gennai di ogni anno riunisce il gotha dell'economia a Davos in Svizzera, e in preparazione anche di questo evento fa una survey tutti gli anni, da più di 20 anni, su quali sono i maggiori rischi di lungo periodo che vengono percepiti dagli attori economici. Come tutte le analisi di rischio, le dimensioni sono due. Qui vedete la prima dimensione, che è la probabilità di accadimento, e vengono messi in sequenza quali sono le tipologie di rischi economici, ambientali, geopolitici, sociali, tecnologici, li vedete rappresentati dal punto di vista dei colori, che riguardano l'umanità complessivamente intesa. Come vedete, negli ultimi anni, adesso non vi facciamo vedere l'evoluzione del tempo, fate conto che comunque 20 anni fa gli aspetti economici, i blu, erano decisamente i prevalenti tra i rischi maggiormente percepiti dagli attori economici. Ciò si è confermato anche nel periodo immediato dopo la crisi del 2008, quindi negli anni fino al 2011. Nell'ultimo decennio sono progressivamente cresciuti di rilevanza i rischi ambientali, e qui vedete sono ben 5 tra i primi 10 percepiti come rilevanti, e vedete gli eventi estremi e il clima giocano un ruolo assolutamente significativo, così come i disastri naturali, vedete, c'è anche human made environmental disasters, cioè i disastri ambientali creati dall'uomo. Vedete che cominciano a entrare in gioco anche aspetti legati all'acqua, la trovate qua, e se andiamo a vedere il grafico successivo, che invece è relativo all'impatto, quindi la magnitudo di questi rischi,
vedete che il tema dell'infectious disease, cioè le infezioni, compare già adesso, e ovviamente nella prossima survey avrà una rilevanza particolarmente significativa, come elemento di grande rilevanza. Quindi ambiente e aspetti di natura sociale, e verrebbe da dire nell'attualità sociosanitari, finiscono con l'avere un peso tale, vedete anche in termini di impatto, perché qui non ci sono dei blu, non ci sono gli aspetti economici. Anche qua è ovvio che la crisi economica che sarà comportata dal combinato disposto di queste dimensioni, quindi dalla pandemia sanitaria che ha una matrice anche di natura ambientale, genererà degli effetti economici molto significativi che qui vedete previsti, nel senso che questo è l'andamento del GDP a livello globale, eravamo riusciti a mantenerci a un livello di crescita del GDP globale che era tornato al periodo pre-crisi del subprime del 2008-2009, vedete che il Covid inciderà in maniera importante facendo perdere, qui le previsioni non sono definitive, però vedete almeno un punto e mezzo di GDP a livello globale, poi sappiamo invece l'impatto che avrà anche di un ordine di grandezza superiore in paesi come il nostro. Allora, detto ciò, quindi fatte le premesse necessarie rispetto alla matrice della pandemia, la prima risposta importante che vogliamo darci è alla domanda: come può intervenire l'economia circolare sulla salute del pianeta? Cioè, la logica dell'economia circolare è in grado di contribuire in una prospettiva anche più ampia? Noi abbiamo sempre visto soprattutto la connessione tra le due dimensioni, economia e ambiente, della sostenibilità presenti nell'economia circolare. L'economia circolare è il momento in cui un modello, l'avete visto anche negli incontri precedenti, che tende a farmi risparmiare nell'uso delle risorse, fa bene all'impresa perché riduce potenzialmente i costi e fa bene all'ambiente perché riduce gli impatti. Qui entra in gioco la terza dimensione dell'economia circolare, che è quella sociale, che fino ad oggi, se volete, era un po' meno declinata. Sì, si diceva l'economia circolare crea occupazione di migliore qualità, ha un impatto sull'equità nel momento in cui, per esempio, si discute di la riduzione degli scarti di cibo, del food waste. Però effettivamente la dimensione sociale non era così rilevante come le altre due nella percezione che ciascuno di noi aveva, in particolare che aveva un'impresa. Nel momento in cui diventa un driver anche per migliorare la salute del pianeta, per le ragioni che abbiamo visto precedentemente, può avere anche una capacità di garantire una maggiore resilienza, questo termine molto utilizzato in questo periodo per la ripartenza. Allora, cosa può fare l'economia circolare? Può migliorare la qualità del capitale naturale degli ecosistemi. Questo è abbastanza evidente. Nel momento in cui noi ci sforziamo di usare al meglio le risorse, facciamo l'esempio classico, stiamo usando meglio l'acqua, ma al tempo stesso stiamo anche garantendo che il sistema che genera acqua di qualità e quantità significativa, quindi pensate per esempio alle foreste e alle parti collinari e montuose che forniscono l'acqua alla pianura, alle città, stiamo garantendo che quell'acqua sia migliore, ce ne sia di più. È quello che normalmente si fa in un ciclo così complesso come quello che è del sistema idrico, che ovviamente dipende dalla qualità del capitale naturale che ci circonda. In secondo luogo, può favorire l'adozione di soluzioni compatibili a livello ambientale, quindi scegliamo dei prodotti, scegliamo degli imballaggi, scegliamo delle soluzioni che siano maggiormente compatibili, e può ridurre l'estrazione materie prime, l'utilizzo di risorse rinnovabili, la dematerializzazione, e quindi
da questo punto di vista, agire su una terza dimensione importantissima per l'equilibrio dell'uomo sul pianeta e per la distribuzione più equa delle scarse risorse disponibili. Vedete, questi due livelli d'azione consentono sia di agire sulla mitigazione, quindi sulla riduzione degli impatti negativi che noi stiamo generando sulla salute ambientale del pianeta e dell'uomo, ma dall'altra parte anche in termini di adattamento. La questione della resilienza di cui accennavamo in precedenza è proprio la capacità di essere nelle condizioni di adattarsi meglio ai cambiamenti e quindi di riuscire a far fronte a queste situazioni assolutamente critiche e non prevedibili che si vanno a crescere in termini di numerosità e di intensità. Qui vedete un paper che argomenta queste considerazioni proprio dicendo il Covid-19 in termini di recovery richiede una circular economy resilient, quindi un'economia circolare che sia particolarmente orientata a questo concetto di resilienza, metterci nelle condizioni di far fronte meglio a situazioni di questo genere. Poi vedremo cosa vuol dire. È evidente che, per esempio, per un attore che opera nel mercato, questo vuol dire avere una catena di fornitura che sia più resiliente. Scegliere una catena di fornitura orientata dal punto di vista circolare può aumentare la capacità di far fronte a crisi come questa in cui i mercati di acquisizione dei componenti della materia entrano in crisi in momenti magari diversi? Probabilmente sì, si tratta di capire in quest'ottica quanto l'economia circolare può aiutare, così come dal punto di vista della gestione e estrazione di risorse per mantenere l'equilibrio in certe condizioni. Ma ci torniamo dopo sulle esemplificazioni. L'epidemia ha sicuramente impattato sull'ambiente. Allora, il primo effetto l'abbiamo visto, la riduzione, in alcuni momenti addirittura l'azzeramento dei trasporti, ha creato dei benefici molto significativi, per esempio sulla qualità dell'aria. Credo che tutti voi abbiate visto le previsioni da satellite, a me è capitato di vederle in diretta, in cui città come Milano e Roma avevano visto dimezzate completamente la presenza di determinate sostanze inquinanti, i classici traccianti dell'inquinamento. Abbiamo visto anche l'effetto sulle emissioni di CO2. È stata la prima volta in cui siamo effettivamente riusciti a raggiungere per il periodo stretto di riferimento gli obiettivi che ci si era dati a Parigi. Ma quali sono gli impatti da fronteggiare invece dall'altra parte? Cioè, nel senso che c'è anche un impatto sull'ambiente negativo che ha generato l'epidemia. L'incremento di rifiuti non riciclabili, per esempio. Le mascherine, i camici, i guanti, li troviamo anche talvolta, ahimè, gettati per terra. L'incremento dei rifiuti contaminati non differenziabili e una diminuzione dei flussi della raccolta differenziata. In realtà sulla raccolta differenziata le famiglie non hanno ridotto di molto. Nelle nostre zone c'è il distretto cartario che si alimenta di carta da macero. La componente di differenziata dalla carta, per esempio, che è andata ad alimentare i flussi dei maceri, non si è sostanzialmente ridotta in questo periodo, però si è ridotta quella, per esempio, delle attività commerciali, quindi degli assimilati. Quindi questi effetti già li abbiamo visti. C'è stata una netta riduzione dell'uso di ogni forma di consumo condiviso. Ovviamente per lo sharing è stato e sarà un periodo difficile. Quindi siccome lo sharing è uno dei modelli, come avete visto negli incontri precedenti, dei business model dell'economia circolare, evidentemente questo deve essere completamente ripensato dal punto di vista sia della sanificazione di un uso collettivo, sia delle distanze all'interno di un mezzo condiviso. C'è stato un decremento del volume di merci scambiate dovuto al lockdown e quindi una conseguente diminuzione dei flussi di materiali di packaging nella raccolta differenziata per alcune categorie. Qui vedete un effetto
che sostituisce quella delle immagini precedenti delle plastiche, raccolto da un gruppo ambientalista all'interno del fondale. Quindi ci sono altri rifiuti che sensibilizzano l'opinione pubblica su come trattiamo i nostri mari. E il tema, visto che stiamo parlando in termini prospettici, è che continuerà a farlo. Allora, vediamolo dal punto di vista delle logiche di consumo e produzione. Sappiamo bene che l'economia circolare è trasformazione congiunta dei due tipi di modelli. Da un lato, a livello di cambiamento di consumo, abbiamo questo ritorno alla logica delle confezioni monouso. La Commissione europea aveva spinto, con tutta una serie di accelerazioni anche difficili da assimilare, verso l'eliminazione progressiva, action plan di pochi mesi fa, di tutte le confezioni monouso. Evidentemente la logica dell'emergenza sanitaria ha riportato indietro questa prospettiva. Così come il tema della protezione delle merci, con l'overpackaging, questa era un'altra delle cose che dicevamo essere estremamente critiche, e ci siamo trovati invece a ritornare un po' indietro da questo punto di vista. Abbiamo già detto della rinuncia allo sharing e al mercato secondario, per esempio, dell'usato. Il ritorno alla plastica, perché la plastica offre tutta una serie di garanzie. Il massiccio utilizzo di chemicals per la disinfezione. Vedete, di fatto ci sono un po' di elementi che hanno in qualche modo rallentato la logica di circolarità e di sostenibilità che avevamo visto caratterizzare alcune scelte precedenti. Dal lato della produzione, il tema della quarantena delle merci, che va contro le logiche del just in time e della riduzione degli stoccaggi. La riorganizzazione delle supply chain, per esempio, come ciò ha comportato delle modifiche nelle località di approvvigionamento rispetto alle criticità che emergevano. Le condizioni per l'utilizzo di scarti in produzione di materie prime seconde nei cicli produttivi, che sono modificate per tenere conto di tutte le precauzioni necessarie in quest'ambito. E la sanitizzazione degli ambienti di lavoro, la distanza negli ambienti di lavoro, che ovviamente ha comportato alcune inefficienze rispetto alle logiche di funzionamento naturali. Tenete conto che poi ci saranno tutta una serie di difficoltà che ci sono state e ci saranno nella movimentazione, nei circuiti della raccolta differenziata e della gestione delle materie prime e seconde. Quindi abbiamo un po' di aspetti che rendono la gestione dal punto di vista ambientale critica, quindi non sono solo positività quelle che vengono dall'accelerazione del cambiamento determinato dalla pandemia. Però ci sono aspetti significativi in termini di opportunità. Qui vedete la rappresentazione, che ormai vi deve essere assolutamente congeniale, della circular economy, che parte dal design, dalla progettazione dei prodotti e dei servizi, ed è ovvio che questa è una prima indicazione. Ma prima di entrare nel merito delle logiche lato impresa di come approcciarlo, volevo farvi vedere i risultati di una indagine della Coppa di pochi giorni fa, in cui è stato intervistato un campione di manager, esperti di marketing, imprenditori e ricercatori su qual è e sarà la situazione. Le previsioni fino alla fine dell'anno sono abbastanza fosche, diciamo che dal 2021 si vede la ripresa. Ma cosa emerge dalla ricerca? Allora, nell'Italia del new normal, sapete che si usa moltissimo questo concetto di nuova normalità, quindi un ritorno a una situazione che però non sarà esattamente quella di prima, ma avrà degli elementi di novità. Ci sarà più spazio per valori positivi e costruttivi, e si dice nelle indagini, e qui emerge chiaramente, come l'ambientalismo e l'attenzione alle tematiche sociali, quindi le altre due gambe oltre a quella economica della sostenibilità,
troveranno uno spazio maggiore nella nuova normalità. Poi l'altra cosa che emerge è una forte evoluzione verso una società smart, fatta quindi innanzitutto da quel fenomeno che evidentemente ha generato un'accelerazione e che lascerà una traccia significativa, che è il telelavoro o lo smart working. Quando è smart, perché poi molti dicono sì, questo è un remote working, in realtà non è tanto smart, perché lavoro più di prima e in condizioni che nel lungo periodo rischiano di essere meno favorevole, al di là del desiderio di socialità. Però quasi tutte le imprese che ho anche sentito confermano questa logica, in cui se prima lo smart working era usato, se andava bene, per un decimo del tempo di lavoro dell'attività prevalentemente di ufficio, evidentemente ci si troverà a gestire una situazione che in moltissimi casi andrà intorno al 40%, quindi 2 giorni a settimana. Molte aziende hanno detto che finirà con l'essere un modo per gestire il lavoro. Evidentemente questo ha forti impatti sia sul trasporto, sia su aspetti connessi all'uso degli spazi, e quindi anche al valore degli uffici all'interno delle città. Si affermeranno valori come l'altruismo e la solidarietà, oltre alla sostenibilità. Aumenterà l'attenzione alle tematiche ambientali per il 72%, verso i temi sociali del territorio 75%, ovviamente salute 93% e sicurezza personale 88%. Vedete, quindi una tendenza ad accrescere l'attenzione su tutta una serie di temi. Si attende un progresso nei consumi dei prodotti, soprattutto alimentari, made in Italy, locali e biologici. Quindi questa tendenza, che si è vista nettamente durante il periodo del lockdown, ci si attende che si confermi con packaging sanificato e igienizzato, oltre alla crescita dell'e-commerce. Anche questo, eravamo indietro rispetto ad altri paesi, c'è stata una forte accelerazione, c'è stata un'accelerazione ancora più forte del food delivery, perché in realtà e-commerce e delivery non sono esattamente la stessa cosa, e anche del click and collect rispetto a bar e ristoranti, che da questo punto di vista sono sicuramente rimasti, per ragioni ovvie, indietro e che dovranno riconquistare terreno. Si assiste anche alla riscossa dei piccoli negozi di prossimità. Già stava avvenendo. Attenzione, i cambiamenti che vengono qui percepiti in molti casi erano in corso, però è indubitabile, anche sulla base di questa indagine, che ci sia stata una accelerazione di alcune dinamiche. Qui vedete alcuni servizi sul tema della green economy, che dicono perché la sostenibilità sarà prioritaria nella ripartenza post-Covid. Adesso non voglio entrare nel dettaglio, ma è interessante rileggere i 17 obiettivi dell'Agenda 2030 in termini di come si può intervenire al proposito, proprio per far quello che viene lì dichiarato anche da un'impresa, lì vedete Enel, che dice indietro non si torna. Quindi questa rappresentazione che poi vedete sintetizzata nella slide dice che, per esempio, l'SDG 8, che è quello lavoro dignitoso e crescita economica, entra in gioco in maniera estremamente significativa dal punto di vista del rilancio rispetto alla situazione attuale. Vedete poi impresa, innovazione e infrastrutture è un'altra, un altro degli obiettivi di sviluppo sostenibile che trova una necessità di azione, ma al tempo stesso di opportunità in termini di accelerazione di ciò che è necessario per la transizione nella prospettiva disegnata dall'agenda. Vedete anche salute, benessere, pace, giustizia e istituzioni solide, la parte sociale, come vengono ad essere interessate. Vedete anche città e comunità sostenibili, un altro ambito particolarmente rilevante in termini di interventi di emergenza. Proviamo a vedere questa logica delle opportunità
in un'ottica più settoriale. Allora, filiera del cibo. C'è stata, sicuramente è stato uno dei settori, lo sapete tutti, che pur dovendo mantenere le distanze negli acquisti, che è stato un po' l'elemento chiave, ha visto un aumento della domanda, anche abbastanza importante. Nei nostri territori stiamo parlando di una cifra superiore al 15% nei mesi del lockdown, anche da parte di catene che non hanno aumentato i prezzi, e al tempo stesso dei negozi di prossimità, che dopo un primo momento in cui era più difficile poterli utilizzare, si sono attrezzati anche con sistemi di consegna per servire quelle che erano le esigenze alimentari di una popolazione in lockdown. Rispetto al settore take away, questo aumento della domanda può far emergere nuove opportunità. Soprattutto, e anche questo è dimostrato da tutta una serie di indagini che sono state fatte, in termini di attenzione alla sostenibilità dei prodotti, perché è ovvio che nel momento in cui entra in gioco la salute, credo che ciascuno di noi l'abbia sperimentato, in questo periodo si è mangiato prevalentemente a casa, scegliendo il cibo quando era possibile con cura e mangiando meglio, cioè dal punto di vista anche, non diciamo dietetico perché magari si è mangiato di più, però dalla qualità del cibo questo è stato sicuramente un effetto rilevante. L'edilizia, in questo settore, poi voi ci ritornerete perché è l'ambito di approfondimento dei prossimi vostri incontri, il ricorso a nuovi materiali, di nuove soluzioni, può rappresentare un vantaggio competitivo che viene valorizzato dai consumatori. Vedete che intanto c'è il sostegno all'edilizia sostenibile. Dal 1 aprile 2020 fino a probabilmente a tutto il 2022 e ci sarà il super bonus del 110% di detraibilità per gli interventi migliorativi in due classi energetiche, con tutta una serie di ambiti anche relativamente nuovi, come quello del tema delle auto elettriche e delle colonnine di ricarica. Terzo, trasporti e mobilità sostenibile. Ovviamente qui il tema è più articolato, perché le difficoltà contingenti nell'uso dei mezzi collettivi, la mobilità collettiva è la strategia cardine in un'ottica di sostenibilità, deve consentire di sviluppare altre modalità di mobilità sostenibile per far sì che non ci sia un ritorno all'utilizzo dell'auto individuale come modalità più sicura per muoversi. Avete visto la grande spinta che c'è stata sulla bicicletta, nelle città poi con anche un'incentivazione molto particolare sull'acquisto di bici, con la realizzazione al contorno evidentemente di tutta una serie di opportunità per una mobilità più sicura come le piste ciclabili. Il tema diventa rilevante anche perché si spinge su quelle figure di mobility manager che prima erano limitate ad alcune realtà. Vedete, le aziende con più di 100 dipendenti dovranno preoccuparsi di trovare soluzioni in quest'ottica, cosa che, ripeto, era già cominciata a svilupparsi negli anni passati, però evidentemente questa è una grande accelerazione perché ne estende l'applicazione. Con riferimento ai cambiamenti in generale, cioè a tutto ciò che si potrebbe presentare, perché vedete, qui abbiamo preso in considerazione tre ambiti. Quali strategie si potranno adattare? È ovvio che, come in tutti i casi, si possono distinguere tre tipologie di strategie. C'è quella reattiva, stanno succedendo una serie di cose, arrivano gli incentivi per la ripartenza, cosa possiamo utilizzare? Come reagire al più presto ai cambiamenti che si determinano, che riguardino i comportamenti di consumo, che riguardino la mobilità, eccetera, eccetera. Il secondo livello è come posso realizzare delle azioni di adattamento in maniera tale che mi attrezzo per subire meno le future ondate di pandemia o comunque di emergenze che dovessero realizzarsi. Mi ricordo quando ho sentito un mio amico amministratore delegato di un'importante realtà milanese, gli ho detto: ma senti, ma voi come avete affrontato
la pandemia. Lui mi ha detto, guarda, noi non abbiamo avuto problemi, perché noi avevamo dei piani di emergenza contro qualunque tipologia di evento, e quindi questa è stata una situazione emergenziale e sono scattate immediatamente tutta una serie di misure previste, per cui dal lasciare a casa le persone, al creare dei meccanismi di controllo all'accesso, eccetera, eccetera. L'abbiamo fatto sin dal primo giorno. Questa è un'azienda che era già adattata, se volete, in questa prospettiva. Ci sono poi le strategie proattive. Cioè, come si può sviluppare una strategia di sostenibilità ambientale di lungo termine per cogliere la crisi come opportunità al fine di potenziare l'evoluzione del posizionamento delle imprese in ottica green? Anche qui vi cito un altro amministratore delegato che ho sentito più volte in questo periodo. Loro hanno la fortuna di produrre, di trasformare il rame, che è una materia che è naturalmente antivirucida e antibatterica, perché consente di eliminarlo molto rapidamente nel momento in cui un virus si deposita su una superficie in rame. Loro avevano una strategia di economia circolare molto avanzata, messa in campo nell'ultimo periodo. Il rame, peraltro, ovviamente, lo sapete bene, è un materiale fortemente riciclabile, ma non solo, la loro strategia riguardava complessivamente la gestione delle risorse a partire dall'energia. Si sono trovati in questa situazione a avere la possibilità di spendere anche una caratteristica qualitativa del prodotto. Non so se avete visto, ma su Rai 1 pochi giorni fa c'era stata proprio una trasmissione che metteva in evidenza le cose che vi stavo dicendo. Quindi un'opportunità di mercato, e in questo caso la strategia diventa decisamente proattiva. Mi sono già mosso in questa direzione, ho scelto negli ultimi anni di farlo, mi trovo nelle condizioni di dare una valorizzazione significativa a tutto ciò dal punto di vista delle mie scelte strategiche. Altra questione è, ma dove andremo? Andremo nella logica di un new normal, quindi quella trasformazione che incorpora molti degli elementi che abbiamo detto in senso positivo, o torneremo indietro, un salto indietro? Lì vedete alcuni degli aspetti, ma sono quelli che avevamo citato precedentemente, quindi posso non soffermarmi sulla tabella, che possono avere una valenza positiva in termini di cambiamento e in termini di impatto sulla sostenibilità, o altri invece che hanno una valenza negativa. Quindi nel momento in cui ragioniamo in un'ottica di economia circolare, è ovvio che dobbiamo tenere conto degli uni e degli altri per contenere quelli più negativi, trovando delle soluzioni alternative, perché è ovvio che, per esempio, la sostituzione di materiali alla plastica che abbiano le stesse prestazioni, anche in termini di garanzia sanitaria, diventa sempre più cruciale. Essere circolari, più in generale, deve avere l'obiettivo, lo dicevamo già nella prima parte dell'intervento, di aumentare la capacità di resilienza. Ovviamente questo riguarda i materiali: se chiudiamo il nostro ciclo siamo più autonomi, dipendiamo di meno dalle materie prime che prendiamo da altri, spesso dall'estero, quindi con i problemi poi di logistica e di approvvigionamento che sottolineavamo. Se produco da fonti rinnovabili, prevengo il rischio di interruzioni. La filiera corta dà approvvigionamenti più sicuri, più tracciabili e che garantiscono anche la continuità operativa. Laddove esiste simbiosi industriale, i rapporti consolidati, affidabili in termini di scambio input-output produttivi consentono partnership che possono assolutamente resistere a carenze temporanee negli approvvigionamenti. Proprio ieri ragionavo di queste cose con due titolari di imprese che stavano proprio cercando di trovare una maggiore resilienza rafforzando i rapporti di scambio tra di loro, nell'ogica della chiusura del ciclo. Quindi un fornitore che però poi riprende il materiale per rimetterlo a disposizione, magari anche con caratteristiche funzionali a usi leggermente diversi da parte dell'utilizzatore, diventa un attore che lavora in simbiosi, ma da due parti, sia in input che in output.
Proseguendo, la dematerializzazione previene i problemi della gestione di fine vita del proprio prodotto e del suo packaging, quindi anche questo è un elemento resiliente. Le forme di remanufacturing possono richiedere costi di investimento inferiori dal punto di vista della gestione poi dei processi produttivi. Philips in ambito medicale è un esempio molto interessante, non abbiamo il tempo di descriverlo in questa sede, da questo punto di vista. C'è il mondo della finanza, che abbiamo visto essere particolarmente attento, e quindi in un momento in cui ci sarà una crescita di attenzione, perché tante risorse saranno messe in campo in questo ambito, l'avere una capacità di dimostrare la visione di lungo periodo in logica ambientale, sociale e di governance può essere un elemento sicuramente di attrattività. Si è visto anche, se guardiamo solo l'andamento in borsa di alcune imprese rispetto all'impatto che ha avuto il lockdown nel periodo di questi ultimi mesi. Il tema della tracciabilità della filiera di accountability e poi il tema dell'integrazione tra produzione e consumo, valorizzando anche le dinamiche dal punto di vista dei processi di acquisto, che sicuramente in questo periodo hanno dimostrato e rafforzato determinati tipi di trend. C'è anche un tema inerente all'adeguarsi efficacemente alle nuove esigenze. Non so se avete visto, e comunque si sta cercando di muoversi anche nel settore dei BPI, cercando di renderlo un pochino più circolare rispetto a quanto è avvenuto adesso. Qui c'è il tema della valorizzazione di altri materiali, di cui vi ho già fatto l'esempio precedentemente, e riguardo al tema plastic free, probabilmente questa è un'occasione, ma non è male che sia così, per ripensare un attimo una strategia semplicemente plastic free, perché la plastica comunque è un materiale che ha certe funzionalità e l'ha dimostrato in questo periodo, verso una strategia che potremmo definire smart and circular plastic. Allora, la plastica deve essere riciclata, ovviamente non deve finire in mare, ha un valore intrinseco tale per cui questo può accadere. Si deve pensare a come affiancare alla logica della produzione tradizionale progressivamente, come sta avvenendo in tutte le transizioni, compreso la transizione energetica, con o plastiche di natura diversa e quindi più legate al ciclo biologico tipico dell'economia circolare, partendo da componenti bio, o anche materiali sostitutivi che mantengano le stesse funzionalità, per esempio la carta per alcuni usi. Quindi una logica che poi qui è definita plastic, ma in realtà potrebbe anche essere allargata alle alternative con altri materiali, progettando le fasi di un eventuale nuovo lockdown per prepararsi in quest'ottica sotto il profilo della circolarità. Per esempio, il processo di riconversione di determinate produzioni verso la produzione di mascherine, che è avvenuta in modo totalmente estemporaneo e legata anche alla disponibilità che avevano le pubbliche amministrazioni di autorizzare determinate attività, o al problema delle certificazioni da parte delle università nei confronti di determinate soluzioni. Ecco, questa è una cosa per cui bisogna attrezzarsi, cioè rendere flessibile il sistema produttivo di fronte a potenziali esigenze di questo genere è un insegnamento che dobbiamo prendere da ciò che è avvenuto. Potenziare le nuove modalità di distribuzione e vendita. Da questo punto di vista ci sono tante soluzioni interessanti che riducono l'impatto ambientale, ma sono anche meglio capaci poi di rispondere a queste esigenze. Ripensare al macro settore dello sharing per far sì che anche in condizioni di rischio possa funzionare, perché non si può rinunciare a questo spirito di ottimizzazione dell'utilizzo di prodotti o edifici in una logica di condivisione. Definire regole chiare, tutto il tema della gestione dei rifiuti evidentemente ha tante chiavi di lettura importanti, meriterà una riflessione complessiva per essere più resilienti, e poi usare, è appena uscito il piano Colau, poi era in una slide successiva, non le vedremo tutte, gestire gli incentivi di sostegno pensando alla domanda. È chiaro che in questa prima fase c'è anche la domanda pubblica che può avere un ruolo importantissimo, l'una e poi anche la domanda dei privati deve essere aiutata ad andare sempre di più verso prodotti
circolare. Quindi vedete l'esempio dell'Ivalo, ancora più interessante, strumenti come social card, destinata però a determinate tipologie di acquisto. Dal punto di vista delle strategie proattive di sostenibilità, anche qua qualche esempio. Evidentemente il primo riguarda lo sviluppo di business model circolari, evitando tentazioni di breve periodo, pensate al tema della finta plastica riciclata in Cina, potenziare dematerializzazione smart working, che sono un trend già evidente, ma che merita di essere razionalizzato per farlo davvero smart, tra l'altro, perché in questo senso deve essere vissuto come una positività in termini di qualità della vita e del benessere e non come una risultanza di una situazione. Il tema, l'abbiamo già detto, della mobilità sostenibile dei dipendenti e poi valorizzare la crescita delle tendenze dell'e-commerce e del delivery, pianificando davvero la sostenibilità in questo campo, perché sappiamo benissimo come l'e-commerce, pensate solo dal punto di vista degli imballaggi, non sia certo un settore virtuoso. Qui vedete altri riferimenti a cose che abbiamo accennato, che rientrano in queste strategie proattive di sostenibilità, la logica del ripensare il free a partire dalla plastica, cercare di tendere al reshoring, quindi riportare all'interno dei sistemi produttivi determinate attività, il decentramento della produzione utilizzando anche le tecnologie dell'industria 4.0, un'altra chiave di lettura che sapete essere molto importante nel momento in cui si ragiona di integrazione tra circolarità e processi trasformativi, e giocare su quella sensibilità che abbiamo visto precedentemente da parte dei consumatori. Qui avete alcune delle chiavi di lettura principali per perseguire queste tipologie di strategie proattive. Le lascio insieme alle slide a disposizione. Vedete, ci sono considerazioni che emergono da alcune sottolineature che sono emerse anche in questo periodo, ma che riprendono alcuni degli elementi inerenti a analizzare bene gli impatti ambientali, vedere in maniera adeguata i propri rischi, mettere nelle condizioni migliori l'organizzazione e la gestione in quest'ottica, operare in network, eccetera, eccetera, cercando di evitare il bounce back, quindi il ritorno indietro, e favorire il new normal, come lì vedete alcune delle chiavi di lettura che si legano soprattutto allo spirito culturale del cambiamento, nei dipendenti, nei partner e quindi nelle filiere, a livello di modelli di business, a livello di organizzazione con nuove routine che facciano proprie gli elementi positivi e prospettici di questa nuovo normale, pensando anche a un cambiamento nel contesto delle regole, a partire da quelle stesse che ovviamente impedivano il pieno dispiegamento delle logiche di economia circolare che abbiamo visto precedentemente. Anche i certificatori si stanno muovendo, qui c'è alcuni esempi proprio del come questo cambiamento letto prospetticamente in chiave gestionale abbia stimolato l'azione proattiva di chi offre questi servizi. Qui vedete il RINA, il Bureau Veritas con logiche di sanificazione a prova di virus, per arrivare al piano Colau, e qui siamo a questi giorni in cui le iniziative per il rilancio dell'Italia trovano spazio anche dal punto di vista della sostenibilità. C'è la strategia 2, infrastruttura, ambiente, volano del rilancio, e se andiamo a vedere nelle diverse schede, 31 e 32, vedete economia e circolare di impresa, gestione rifiuti e acque reflue, in cui il termine dell'economia circolare è ripreso in maniera abbastanza sistematica, a dimostrazione di come comunque queste logiche stiano sempre più penetrando anche nelle analisi da parte degli esperti e dei policy maker. Sono andato, ma direi, nei 50 minuti che ci eravamo prefissi, quindi mi fermerei per le eventuali domande al proposito. Buonasera, grazie professor Frey per
il suo intervento, assolutamente siamo nei tempi. E andrei subito a leggere le domande che sono arrivate, perché ne è arrivata una più un'altra, così almeno non perdiamo tempo. La prima domanda è: come fa un'azienda a capire quali sono le opportunità che l'economia circolare le offre? Quindi per capire, immagino, quali sono i processi su cui intervenire, quali sono le Certo. potenzialità da sfruttare. Certo, parto con questa. Allora, il tema è conoscere le potenzialità, cioè l'economia circolare, come abbiamo detto anche negli incontri precedenti, è un modo differente di pensare sia alle logiche di produzione, ma anche in considerazione delle dinamiche di consumo. Quindi, conoscendo il proprio mercato, si può capire quanto, ad esempio, i propri acquirenti, se sono in un'logica B2C i consumatori, in un'logica B2B le imprese a cui forniamo i nostri prodotti e componenti, sono interessati in quest'ottica. È chiaro che nella logica B2B molto spesso lo stimolo arriva direttamente dall'acquirente. È frequente che ci sia una richiesta di produrre componenti, servizi, prodotti che abbiano queste caratteristiche, perché soprattutto le grandi imprese stanno andando decisamente in questa direzione. Abbiamo visto prima alcuni pionieri che si sono mossi in quest'ambito, ma oggi anche grandi operatori di quello che potrebbe essere la concezione più tradizionale dell'economia stanno andando decisamente nella direzione dell'economia circolare. Pensate a Eni, che da un lato dovrebbe essere l'operatore più classico dell'economia lineare tradizionale che parte dal petrolio, in realtà si sta posizionando decisamente in questa direzione. Dall'altra parte, però, c'è il tema interno sulla produzione, cioè in che modo un'impresa può capire quali sono le potenzialità sue in termini di economia circolare. Partendo dal presupposto che l'economia circolare ha un primo fine, quello di farci risparmiare. Quindi di ridurre l'utilizzo delle risorse, ottimizzando, se possibile, le materie prime che immettiamo nei nostri processi produttivi, e in secondo luogo evitando di produrre rifiuti, perché i rifiuti ci costano a loro volta, evidentemente, no? Perché lo smaltimento costa sempre di più. Entrate nel merito dell'edilizia, lì è addirittura palese quanto poi sia costoso l'inerte alla fine dell'attività di lavorazione. Ecco, in quest'ottica io devo andare a individuare dove esistono le mie maggiori potenzialità di risparmio. E qui abbiamo fatto un ragionamento meramente di materie e di risorse. È ovvio che poi la sfida principale è quella del capire come posso progettare diversamente. Cioè diventa una spinta all'innovazione che, come tutte le spinte all'innovazione, se un'azienda ha capacità creativa, possono portare a soluzioni anche estremamente interessanti. Bisogna approfondire. Allora, ci sono strumenti che poi aiutano a capire quali sono le potenzialità e a misurarne le ricadute, che sono le classiche analisi del ciclo di vita, perché nell'economia circolare io ho diverse fasi del ciclo di vita, ma questo l'avete visto negli incontri precedenti, e ogni fase ha un suo potenziale. Solo un esempio. Potrebbe darsi che il potenziale più significativo per la mia impresa sia nella logistica. Capisco che lì io ho le mie maggiori inefficienze e operare in quel contesto, magari anche semplicemente trovando una soluzione per far sì che i mezzi di trasporto miei o con cui io trasporto i miei prodotti non viaggino vuoti al ritorno. Già quella è un'ottimizzazione che potrebbe essere estremamente significativa. Se poi la metti in una logica di reverse logistica, allora è più pienamente nell'economia circolare. Morale, come faccio a saperlo? Devo studiarlo, cioè devo mettere la testa con questa chiave di lettura, e l'esperienza insegna che i margini di convenienza, in primo luogo, e poi ovviamente anche di ricadute ambientali, sociali, di posizionamento, possono essere anche estremamente consistenti. Perfetto, grazie. E un'altra domanda riguarda invece la simbiosi industriale che abbiamo trattato nel secondo webinar. C'è Irene Sala che chiede se appunto la simbiosi industriale, oltre a coinvolgere anche solo dei partner industriali, visto che c'è questa nuova attenzione della società per i temi della sostenibilità ambientale, sociale,
economica, se è possibile, nel modello della sintesi industriale, coinvolgere anche degli attori della società civile che si occupano di tematiche sociali. Ma allora, assolutamente sì, nel senso che a me vengono in mente già degli esempi in cui non sono soltanto attori industriali, che è la combinazione più classica, perché evidentemente, siccome lo spirito della simbiosi industriale è semplificato, perché poi l'avete visto in maniera un pochino più accurata, vuol dire che c'è qualcuno che prende i miei scarti e li usa come materia prima seconda. Io posso aver bisogno che determinati scarti, per essere rivalorizzati, vedano l'intervento di un soggetto che non è necessariamente un'impresa. Anzi, noi, sapete, abbiamo introdotto qualche anno fa questa legge sul dono, che era nata soprattutto per gli scarti alimentari. Il modello è la Fondazione Banco Alimentare, che è quella che va a recuperare gli scarti, per esempio, della grande distribuzione, o di imprese di grandi dimensioni, e le rende disponibili per le mense dei poveri, per la Caritas, per tutti coloro che hanno bisogno di cibo e che possono tranquillamente accontentarsi di quei cibi non ancora scaduti, evidentemente, ma non più riutilizzabili allo stesso modo, che necessitano di una mediazione. Lì l'attore che svolge questa funzione è un attore non profit, come la Fondazione Banco Alimentare. La legge sul dono ha riconosciuto e semplificato questo recupero di questi potenziali rifiuti per riutilizzarli. Sapete che è uno dei problemi classici della nostra normativa, il land of waste, no? Il riuso alla fine. Tra l'altro condizionandolo, per cui operatori, non so se avete visto come quelli tessili che accettano i vostri abiti dismessi, vi danno un buono per poterli acquisire, H&M è stata uno dei primi in quest'ottica, e poi gestiscono il recupero di quei vestiti dismessi, in parte per il riuso, in parte per... Ecco, un attore come quello è un po' in difficoltà oggi, perché no, non è un no profit. Ci sarebbe bisogno, per completare il cerchio, che quel mestiere dei negozi H&M la facesse un'organizzazione del terzo settore, perché la legge in questo momento autorizza a farlo un soggetto di quel tipo. Ma ve ne aggiungo un altro, proprio sul riuso. Qualunque forma di riuso, quindi intercettare qualcosa di cui noi vorremmo disfarci e quindi potrebbe essere un rifiuto, ma sappiamo che può essere riutilizzato, rende possibile, e anche nel territorio toscano ce ne sono diverse, cooperative o associazioni che svolgono quella funzione, che riparano biciclette per renderle riutilizzabili, per esempio. Quindi in realtà il modello della simbiosi industriale offre lo spazio a tanti attori. Peraltro oggi che distinzione netta c'è tra un'impresa e un ente del terzo settore? Ci abbiamo diversi soggetti che sono un po' ibridi in mezzo a tutto ciò, per cui c'è spazio per tutti. Perfetto. Poi più che una domanda c'è una considerazione di Caterina Mazzei, che dice appunto adesso, diciamo, la visione semicomune, si parla adesso che appunto con la crisi, col Covid, le imprese accantoneranno magari dei progetti di economia circolare perché appunto devono pensare prima di tutto alla sopravvivenza, quindi danno la priorità a certi tipi di progetti. Però diciamo, secondo Caterina, non so se lei è d'accordo, invece probabilmente molte imprese proprio in questo momento, proprio vista la situazione, invece si concentreranno piuttosto sull'economia circolare e sull'implementazione di modelli sostenibili. Ma allora, la tendenza è vera, nel senso che parlavo l'altro giorno con un mio amico che è un altissimo dirigente di un'organizzazione internazionale, e mi diceva: in questo momento le risorse a livello internazionale vanno all'80% per cercare in qualche modo di gestire l'emergenza, quindi con una logica molto di breve periodo, e di questa una componente importante riguarda le emergenze sociali, ed è comprensibile. Soltanto una parte è rimasta sulle strategie che erano già disegnate a livello internazionale, a livello europeo ancora di più col Green New Deal, in una prospettiva, diciamo, ambientale. Teniamo l'economia circolare più connessa a questa, ma abbiamo detto che è trasversale.
l'Europa sembrerebbe cercare di non andare in questa direzione, perché abbiamo visto più documenti recentissimi, a parte il nuovo piano sull'economia circolare, che comunque è di pochi mesi fa, ma anche documenti del mese di maggio, che confermano quest'ottica. La strategia verso la resilienza passa attraverso una valorizzazione forte della sostenibilità e dell'economia circolare. E l'abbiamo trovati anche nel piano Colao. Adesso il problema è che queste cose ci sono, bisogna vedere se effettivamente riusciranno a essere confermate. Se poi ci mettiamo dal punto di vista delle imprese, io ovviamente sono perfettamente d'accordo. Questa è una strada che sta vivendo una potenziale accelerazione. Le potenziali accelerazioni non dipendono soltanto dagli incentivi che arrivano dall'esterno, ma dipendono anche dalla capacità degli attori e delle imprese in primis di muoversi all'interno di queste opportunità, quindi le strategie proattive che dicevamo in precedenza. Perfetto, direi che con questa riflessione finale possiamo concludere il webinar, quindi ringrazio ancora il professor Frey per il suo contributo, assolutamente molto interessante. Ricordo poi a tutti i partecipanti che le slide vi saranno inviate per mail domani, quindi non vi preoccupate, e inoltre il webinar sarà caricato online sui canali delle Camere di Commercio che hanno partecipato al percorso e sui canali della Fondazione ENTI. Quindi grazie ancora professore, grazie a tutti i partecipanti e vi aspettiamo con i prossimi appuntamenti. Benissimo, grazie a tutti voi, arrivederci.